pesa mucho. Esto fue el trompetista. Mami, no te sé, pero... ¿En español o en italiano? La facciamo prima in spagnolo e poi in italiano? No, in italiano. Baciami ancora. Ma la devo tradurre. Come se fosse stanotte l'ultima volta. Baciami, baciami ancora. Ho tanta paura di averti e poi perderti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame y bésame, bésame mucho. Que tengo miedo de verte y tenerte después. Siempre te contrario. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí, y piensa que tal vez mañana ya yo estaré lejos, muy lejos de aquí. Báchame, báchame, báchame ancora. Come se fosse stanotte l'ultima volta. Baciami, baciami, baciami ancora. Ho tanta paura di averti e poi perderti. Tocca a te, c'è l'improvvisazione adesso. Non lo so. Non lo sai? Non so. Vabbè, ma tu improvvisi come stai facendo prima. Non ti stavo dicendo che non era sbagliato, ti stavo solo dicendo che potevi. Che adesso toccava la parte tua, capito? Vedi, quando non c'è la voce. Ehi, non c'è bisogno che ti arrabbi, non ti ho detto che stavi facendo una cosa sbagliata. No, 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 no. Ti ho detto solo che adesso c'è la parte tua, perché potevi fare l'improvvisazione, ok? Grazie! Dai, adesso tocca a me, vado? Sì. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí, y piensa que tal vez mañana ya yo estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Besame mucho.